Benvenuti, benvenuti ragazzi. Benvenuti nel canale Lago Anonimo Invisibile. Qui è la voce del futuro. Dopo sarà quella del passato. Benvenuti visitatori. Questo è il canale di Drago Anonimo Invisibile. Qui è dove vedrete e sentirete la storia di Drago Anonimo, dove ha varcato la soglia di Skyrim, è stato prigioniero, si è salvato grazie a un drago, e da lì che è andata avanti la sua storia che io man mano racconterò. Io sono la voce del cantastorie e suo consigliere, che quanto sembra mai lui pagherà. Ma pazienza, qualcosa mi ritornerà sempre indietro, forse. L'importante non sia la calce. Vabbè, eravamo rimasti nel scorso episodio, che vi citavo un indovinello. Allora, l'indovinello era, se riesco a trovarlo, cosa è quella cosa che affiora nelle viscere della signora quando l'aria la consola e tutto il resto vola? Ho provato a darvelo di nuovo, magari chi non ha visto gli episodi precedenti ed è interessato e può riprovarci. Adesso vedremo anche dove eravamo rimasti nella storia. Eravamo dentro una caverna dweber, più che caverna una rovina. E ci siamo trovati davanti questo personaggio un po' losco che ci ha attaccato solo perché eravamo qui. Sembra che abbia ucciso anche qualcuno nella sua razza, che ha un nome simile, magari un chilo. Non si è mai saputo nella storia se è un fratello o cosa. Potrebbe anche essere, chi lo sa. Personaggio drago l'ha accorto un po' di robe, un libro che non mi ha fatto leggere, ha accorto tutto quello che poteva. D'altronde c'è un detto che io odio, ma molti citano, chi lo sa, magari va bene anche in questo contesto. Morte tua, mia vita mia. Qui ho messo una magia per fargli raccogliere tutto quello che poteva, che così lui fa più velocemente a sobbarcare tutta la sua roba a Erandur. Man mano sto diventando sempre più bravo, oltre a raccontare che faccio questi piccoli atti di magia con poco di mana che ho. Riesco a immaginare cosa sia successo a Erandur. Com'è possibile che le forze in grado di costruire questo Guarda un po' scudo intorno svanisca che così? lui è molto avido e taccagno anche perché a me non paga, come dicevo prima. D'altronde un eroe deve avere pure qualche difetto, mica può essere perfetto, no? Fatta anche rima. Adesso scappo come al solito. Ah, non scappa, stai usando l'arco. Ah, beh, allora. Prima o poi imparerai ad attaccare in prima linea, eh. Non so che lo imparerai, ma col tempo.
simpatico questo sistema, amica. Sempre con lo stesso sistema, che hanno delle semi dell'uomo, oltre alla parte meccanica, tutti assieme creano un qualcosa di vivo. Erano proprio dei geni questi nani. Una razza molto particolare. Ah, hanno anche sì, munizioni. Vedete, un granato, forse deve essere tipo un vettore, con la pietra granato, insieme alla gemma dell'anima, ovviamente fa tipo come conduttore o qualcosa del genere. Oh, che bell'ascensore piccolo che c'è qui. Archivia, archivia, drago. Ingegneria meccanica, piastra, pentole, quante roba. Sì, vorrei farlo anch'io. Tac. E adesso puoi saltare. No, vai adesso. Sì, incastrato lì. Ce l'hai fatta. Opla. Lettera della forza, interessante. Lettera di smeraldo perfetto. Pietra di cura. Ascia da guerra nanica, bellissimo questo. Rivoltelli, oro, anello d'oro. C'è altro? Non credo. Un altro baule lì. Amatista. Tiara di rame con zaffiro. Che bella. Sei pieno di spacchi le ossa così. Ciao caro. Messo di nuovo la magia. Che stanno lì a ore e ore. Dice così. Ok, pietra e metallo. Dove? Non vedo niente io e non sento niente. Non mica parlando dell'ascensore lì. Dai, drago, non fare il noioso, vai avanti, su. Ma non vieni, vieni già da lì. Caldo qui, c'è del vapore. Però non segna calore. Si infreddolite perché sei stanco. È inutile che stai lì a perdere. Sì, sei stanco, è inutile che stai lì a perdere tempo. Sei stanco, eri sazio prima. Non puoi usare più l'orso, è inutile. Devi andare via da qui, sei troppo stanco. Ogni tanto mi ascolti, va. Guarda che si può venire un'altra volta qui.
Bene, siamo quasi all'entrata. Molto probabilmente deve esserci un modo per entrare dall'altra parte, dove abbiamo visto chiuso. Freddo, che freddo che fa. Ah, ok. Non c'è niente, basta prendere roba, su. È un po' mongolo sto personaggio. Sei in una rovina nanica, Sono Eradur. semplicemente Ma che meravigliose. cavolo mi dici che non sei mai entrato in una rovina nanica? Dai, torniamo a casa che fa freddo qui. Oh, vediamo un po'. Anzi, pardon, ammiriamo un po' di paesaggio. Anche se ci stiamo congelando. Porca miseria, che freddo, raga. Mamma. Congeli direttamente così. Dovresti accendere almeno un fuoco. Bravo. Oh, che scalda, meno male, c'è il sole. Qui ho freddo lo stesso. Scende anche la neve da lì. Oh, è lunga per Winterhold. Basta guardare sta cavolo di mappa. Che è lì? Dall'altra parte è Winterhold. Chi capisce, bravo. Oioioi, chi c'è lì? C'è bene che l'orso per il crollo adesso. Chi c'è? Ah, in effetto. E tu dovresti affrontare un orso? Oh, che bel colpo hai dato. È arrivato anche Eando. Bravissimo. Sì, che vola che ha fatto. Usiamo drago, qui ci stiamo congelando. Cosa mi tocca fare per fare un po' di curriculum come cantastorie?
E se qui vogliono gli apprendisti con l'esperienza. Fammela così, insieme a te. Siamo a Sartar, insieme a di congeli così. Dai, così, qui congeliamo. Aia, adesso ci fanno riscaldare. Chi è che rompe? Troppo bello questo orso. Brigata da voi, va io. Io e lui andiamo, tanto non posso combattere. Oh, ancora lupi. Siamo scappati da lì, ma niente da fare, eh. Il pericolo ci rincorre. Questo è Erandor. Erandor, c'è qualcosa per te più intorno. Dai che sei profeta di Mara. Sacerdote profeta. Pensaci tu a questi. No, Madonna, per un soffio mi ha fatto fuori. Mi hanno fatto fuori la mia cassa. Chi deve pagarmi? Porca miseria. Ci inseguono, drago. Cosa gli abbiamo fatto di male? A parte vivere? Tu ti puoi caricare, io no, sono capace di usare la magia di guarigione. E mi ha insegnato soltanto quella lì che fa comodo a te. Cavolo, mi ha insegnato soltanto la magia di illusione, accelerazione del tempo e basta. Solo per i tuoi scopi. Per il resto me la devo cavare da solo. Ma sai bene che sono un'entità eterea che viaggia. Che patisci e freddo lo stesso e la fame, eh. Però. Stai quasi per morire. Mi sento un po' cattivo, eh. Dai, drago. Piccolo sforzo. E arriviamo in taverna. Oh, eccola lì. Su. Ce la facciamo. Ho bisogno di caldo anch'io. Mamma. Non vedo l'ora di stare vicino a un fuoco. Oh mamma mia. Dov'è sta taverna? Ah, ma già che ci sei, perché non mi insegni un po' di magia visto che non mi paghi? A me non mi paghi in questo modo qui. Mi ha insegnato quella di illusione dell'attrazione della velocità. Un po' pochino, no? Sì, è comoda, eh. Però solo quello. Magari quella dell'alterazione. Che del ferro. Cioè materiale grezzo di ferro fatto sfumare in argento poi in oro.
Ah, ma già, il frega, mi ricordo, non ce l'hai neanche te. Vabbè, magari quando la compri poi la possiamo usare. Bene ragazzi, la prima parte del video è finita. Purtroppo siamo ancora nella parte noiosa. Non vedo l'ora di finire anche l'altra parte dell'undicesimo episodio, che poi da lì in poi, dal dodicesimo, dovrebbe cominciare qualcosa di più interessante. Come sempre, vi chiedo di dire se avete la soluzione per il novinello, di iscrivervi al canale se vi interessa, commentare se trovate noioso questo sistema di gioco di mio di fare i video, qualunque cosa vi fa. E visitate i canali che vedrete poi in descrizione di Dim Like Moon, Valuccia Sims e Diet Gamer. Io vi saluto e alla prossima. Mandatemi, scusate, delle vostre registrazioni voce se volete che le inserisco dentro. Ciao.